È sempre più pervasiva la digitalizzazione in sanità e la Puglia è capofila insieme alla Lombardia. I progressi sono sempre più tangibili e il 19 settembre scorso, proprio in Puglia, è stato effettuato il primo intervento a livello nazionale con tecnologia da remoto per la riparazione di una cornea. Progresso che rimette sempre più il paziente al centro, riducendo gli spostamenti e mettendo in relazione le persone in modo più facile e veloce con gli operatori sanitari. A Bari sono stati illustrati i vantaggi della digitalizzazione in sanità nel corso del congresso regionale dell'Associazione Nazionale Medici Direzioni Ospedaliere, in linea, tra l'altro, con gli investimenti sul PNRR. È una sfida, anche questa, non c'è dubbio, quella della digitalizzazione, e secondo me sarà vinta, cioè se ci sarà una nuova cultura, c'è di impegno, ma soprattutto un coinvolgimento per rendere protagonisti gli attori principali, che sono gli operatori sanitari. In Puglia ce la stiamo praticando, ci stanno arrivando anche, situazioni importanti, dimostrative, come l'intervento in remoto che è stato fatto, per la riparazione di una cornea al policlinico, e così come anche la connettivizzazione digitalizzata, di 542 strutture sanitarie, perché insomma è necessario procedere in questa maniera. La Regione Puglia, insieme alla Lombardia, è anche capofila dell'attuazione della telemedicina, del fascicolo sanitario. Dobbiamo lavorare sul patient journey, cioè sul viaggio che il paziente fa all'interno del servizio sanitario, dal primo approccio con la struttura sanitaria fino alla sua dimissione, alla sua guarigione. E in questo la digitalizzazione nella sanità può aiutare di gran lunga il paziente, perché lo aiuta ad avere una relazione con gli enti sanitari che sia il più facile, il più accessibile possibile. Operatori e così via.